È da novembre che lo dico, il Bologna andrà in Champions League e nessuno mi ha creduto. Tutti a dire, adesso il Bologna calerà, calerà, col cazzo che calerà. 2-0 al Maradona in 3 minuti, nono e dodicesimo. E poi Ravaglia para rigore a Politano e seppellisce per sempre. Il Napoli all'ottavo posto in classifica, 58 punti, e il Bologna per una notte è al terzo posto, supera la Juventus, 67 punti a 66. Primo gol d'Ndoye in Serie A su assist di Calafiori o di Bosch, non mi ricordo. Scusate, ho un'amnesia. Da due passi di testa, impossibile sbagliare. E su un calcio d'angolo, 3 minuti più tardi, spizzata di Calafiori sul secondo palo c'è Posch. 2-0. Il rigore è contatto da campo. L'arbitro ha dato rigore. Il VAR non può intervenire per toglierlo. Fa Politano, ma calcia malissimo. Apre il mancino, Ravaglia c'è, Ravaglia c'è. Incredibile questo portiere. Quando gioca, non subisce quasi mai gol. Pazzesco. Il secondo di Skorupski potrebbe anche fare il primo al Bologna. Thiago Motta, incredibile. E lo dico da novembre. Anzi, se vi ricordate bene, dal 2-2 che aveva fatto a San Siro proprio contro di noi. Avevo detto occhio perché Bologna aspira all'Europa. E ho avuto ragione io. Muti tutti. Nel secondo tempo qualcosa in più il Napoli fa, ma frenetico come non mai. Frenetico davvero tanto. Osimhen prova lo scavetto, ma Ravaglia glielo prende anche quello, gli prende anche quello, gli prende anche le briciole che rimangono a terra, Ravaglia le prende tutte. Gran partita di tutti quelli del Bologna. Pazzesco, Napoli, irriconoscibile. Napoli è una stagione da buttare, ragazzi. Anche se andranno in conference, è da buttare. È da buttare, anzi, minimo la conference ormai. Mancano due partite e non è detto neanche che vinci, visto l'andazzo. E che dire? E che dire? Ho avuto ragione, avete perso un'altra volta. E non parlando di Inter, pensate voi quanto siete tardi. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Ragazzi, il Bologna è matematicamente in Champions League. E chi l'aveva detto? Solo io. Solo io. Qualcuno ci ha iniziato a credere, probabilmente dopo il 2-0 da Roma alla Roma, a Bologna, e dopo praticamente il gol di Ferguson contro l'Atalanta. Ma io già la prima. Ma io già la prima. Bravi ragazzi, se continuate a seguire questo canale perché vincerete con me e per me. Qui da Dani Nerazzurro SHUFC è tutto e domani parleremo un po' di Sheffield che ha perso anche oggi, ma dignitosamente, al contrario di tutte le altre partite che ha perso. Beh, like, condivisione, iscrizione se volete, se no potete anche non iscrivervi. Sono umile, ma sul Bologna ho vinto io. Bella.